Senta, signor Ranito, oggi è una giornata davvero speciale, ma direi per tutta la comunità varesina, no? Perché questo Parco Gioia, già il nome, insomma, la dice lunga. Sì, è vero, una giornata speciale perché dopo quasi 4 anni di duro lavoro siamo riusciti ad aprire un luogo veramente inclusivo e accessibile a tutti i bambini della città e anche da fuori città, perché è un parco inclusivo molto grande, abbiamo cercato di pensare ai bisogni di tutti e qua potranno giocare i bambini con ogni abilità. Ecco, senta, quando è partita l'idea e come è partita l'idea? È partita nel 2017, quando io normalmente utilizzavo questo parco insieme agli altri miei figli, perché io ho 3 figli, e quando la mia piccolina Maria Celeste, che è in sedia a rotelle, ha cominciato a crescere, non poteva più accedere ai giochi normali perché pesava, non potevo metterla sugli scivoli, nelle altalene non ci entrava più, ho capito che sarebbe stata una vita difficile, piena di ostacoli se non mi rimboccavo le maniche. E infatti con Cristina Dieci, Maria Cristina Dieci, che è la presidentessa di ASBI, che è l'associazione di cui faccio parte, lei mi ha messo in contatto con Emanuela Solimeno, che è una donna straordinaria, nonché siamo diventate veramente amiche, anche lei mamma di un bimbo in sedia a rotelle, lei aveva già fatto un parco inclusivo simile a Malnate qualche anno prima. E con lei abbiamo iniziato questa avventura, questo progetto, abbiamo bussato le porte del comune, abbiamo cominciato a progettare proprio realmente, pensare che tipo di giochi dovevano servire. Ecco, in tal senso che esempi avevate? Allora, c'erano già dei parchi inclusivi, ci sono dei parchi inclusivi in Italia, abbiamo guardato che cosa è stato fatto prima, abbiamo cercato di capire anche quanti bambini avrebbero potuto utilizzarlo, oltre ai bambini normalmente appunto che frequentano i parchi di Varese, ma anche bambini con disabilità. Abbiamo fatto veramente un grande lavoro anche di ricerca, grazie anche all'SST Sette Laghi, che ci ha dato più o meno i numeri. E quindi avete implementato in questo parco tutto. Senta, avete riscontrato delle difficoltà in questi anni a livello di... Grandi difficoltà burocratiche, perché questo è un parco, è un parco storico, in centro c'è la villa storica e il parco vincolato, ha dei grossi vincoli ambientali. E questa è un'opera privata, però, perché è su iniziativa privata, quindi le pratiche sono state molto, 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 molto complesse. Ecco, senta, allora lanciamo un appello di frequentare questo bel parco a partire da oggi. Sì, un appello a venire a giocare e a prendersene cura ognuno di voi, perché questo parco è per tutti voi, per tutti i bambini. E dato che è stato realizzato grazie alla partecipazione di tutti, è giusto che tutti se ne prendano cura, perché è un luogo speciale.